che apriamo per omaggiarti. Grazie, grazie. E per entrare nel vivo di quella che è la tematica della Juventus, Thiago Motta si è già preso la Juve, è vero, è ancora presto, però abbiamo visto il gioco, la mentalità, il modo di muoversi in campo dei giocatori subito rivoluzionato, con anche lo schierare un 11 completamente rivoluzionato, il capitano è lasciato in panchina, un acquisto importante che non parte dal minuto zero. Insomma, Thiago Motta arriva e convince, e lo fa anche con la dimostrazione dei 3 gol in 2 partite, quindi 6, e degli 0 gol subiti. Cosa Francesco? Devo aggiungere io? Hai detto tutto. No. La tua. Allora, ma te l'aspettavi? No. Esatto. No, perché, no, perché, perché la Juventus secondo me è sempre un qualcosa di particolare. E, dopo le ultime annate io preferivo avere un po' di juventinità di nuovo in casa, visto che secondo me Allegri nel bene e nel male juventino lo è stato fino al midollo. Sì. E quindi avrei preferito un Conte per scuotere un po' l'ambiente. Dopo che ho visto i primi allenamenti, nonostante le partite estive non andassero benissimo, le dichiarazioni di Thiago Motta, ho capito che lui avesse molta personalità, cosa che già mi raccontavano. Io ero un po' più dubbioso su Giuntoli, perché ha finalmente dimostrato che sa fare benissimo il mercato, ma non bene, benissimo, vendendo, ricordiamo da dove siamo partiti con Caio Jorge, con una cifra impossibile da piazzare, poi siamo andati a vendere tutti gli altri che rimanevano, adesso gli esuberi di cui si parlava fino a 20 giorni fa sono praticamente tutti fuori, sta per uscire De Sciglio verso l'Empoli, è uscito Nicolussi Caviglia verso il Venezia, Miretti è andato al Genova, c'è Chiesa che probabilmente entro venerdì non sarà più un giocatore della Juventus, ci sono 2 squadre importanti addosso a lui, ha fatto un mercato decisivo e importante negli ultimi 3 giorni, cosa che io non ricordavo a questi livelli, e quindi in questo momento va fatto un plauso importante che ha aggiunto lì, perché sta dando a Thiago Motta una squadra di cui hanno parlato insieme e che hanno scelto di fare insieme, quindi comune accordo. Tolto il discorso Giuntoli, e lo chiudo con non si poteva fare anche a gennaio dell'anno scorso un mercato del genere per provare a fare qualcosa in più, andiamo oltre, abbiamo voltato pagina. Non volevi. Era troppo facile, poi dopo sarebbe stato difficile mandare via un allenatore che... Di questa provocazione parleremo dopo, perché non è una provocazione ma è una realtà dei fatti. Detto questo, Thiago Motta mi ha stupito per personalità, per elasticità mentale, per idee. Questo è un primato delle idee, è un primato della seconda giornata che non vale niente. Io continuo a ribadire che il campionato partirà 6 dopo 6 punti però, sì, capolista, più che altro ci sono delle cose che l'anno scorso non si vedevano, e non sono solo i movimenti in campo ma la testa. E poi ragazzi, la Juventus è 3 anni che non segna. Questa squadra in 2 partite ha fatto con il Verona, quindi portiamo sempre rispetto alle 2 squadre di cui parliamo, stiamo con i piedi per terra, quello che c'è. Però fare 6 gol mantenendo la tua forza in difesa, che era il tuo punto cardine degli anni passati, questo mi fa ben sperare. E poi cosa c'è? Lui addossa ai giovani delle responsabilità in modo molto leggero e li fa sentire importanti in un gruppo importante. E in questo momento secondo me sta lavorando molto bene, perché prende i giocatori che hanno iniziato con lui la preparazione, l'ha detto più volte, li fa giocare perché stanno bene, hanno voglia di correre, e si vede ieri l'azione di Savona. Savona ieri fa 70 metri di campo e va a prendersi una palla in area di rigore, non sono anch'io, ma ha fatto lui a prenderla, perché l'ha presa in volo, di testa, tutto mezzo storto, e l'ha messa dall'altra parte della porta. E aveva fatto un gol prima ad annullare, quindi era la terza volta che entrava come terzino in area. E quindi questa è una cosa che vi dico alla difesa 4. Tante sorprese positive, tantissime. Io mi auguro solo che non sia poi troppo carico l'ambiente adesso, perché già vedo i tifosi che sono capolista di qua e di là. Io capisco che dopo 3 anni difficili ci sia questa sensazione. Io sono il primo a essermi alzato contentissimo stamattina, però non abbiamo fatto niente. Io voglio vedere cosa potrà diventare questa Juve nei mesi con gli acquisti fatti, quelli seri, perché stesso Giuntoli ha parlato di alzare la qualità del gioco con questi giocatori che dovranno trascinare poi a loro volta i giovani che adesso stanno facendo così bene, perché Mbangula la prima entra, esordisce, fa gol. Ieri Mbangula gioca, fa assist a Savona che esordisce ieri. I giovani chi è il prossimo? Chi è il terzo? Adesso lo devo... Azic, segnatelo. E poi vi dico una cosa, di tutto questo mercato si parla molto poco di un esterno che secondo me farà un crack europeo nei prossimi 2 anni, perché numeri alla mano è il secondo dribblatore europeo dopo Doku del City, il terzo è Mbappé in Europa. Con Seisao, Chico con Seisao, secondo me è un giocatore è così allucinante. Forte? Secondo me sì. Più bravo del padre, forse? Il padre era un altro tipo di giocatore e di ruolo. Lui, quando col Portogallo agli europei ha giocato, ha fatto sempre benissimo. Lui. Nel Porto, da giovane, ha fatto benissimo in questi 2 anni precedenti. Vabbè, è un giocatore che, secondo me, nei 40 minuti finali di qualsiasi partita ti può fare qualsiasi roba. Sempre i paragoni con... Beh,
comunque, sì. Comunque un sacco di figli d'arte, Turam, UEA, esatto. Con Sei Sao. Turam addirittura, Turam completa. Ragazzi, avete visto il... Tra un po' arriva che è il figlio di Ronaldo. Con esatto, se non si ferma, tra un po' arriva il figlio giunto. Ibrahimovic, cioè Ibrahimovic, il figlio ha fatto due gol. Ibrahimovic e adesso hanno fatto molto bene. Direttore, ma quindi come ci... suggerisce anche il nostro titolo, ecco chi è l'anti-Inter, questa Juventus può essere l'anti-Inter di mister Inzaghi, con tutte le mani avanti nel caso, è ancora presto, abbiamo visto solo due giornate, eccetera, eccetera. Per come innanzitutto teniamo presente che ha cambiato aspetto la Juventus, adesso è sicuramente qualche metro più avanti, fa meno fatica perché ha meno terreno da coprire e praticamente vanno più facilmente al gol che diciamo non succedeva da anni. Io devo dire, io ho sempre parlato bene di Allegri e credo che Allegri se lo meriti, perché l'anno scorso, vedete, io faccio un esame della situazione. La Juventus dell'anno scorso era praticamente da rifare come la Juventus di quest'anno, uguale. Purtroppo, purtroppo in quella Juventus lì ci è andato soltanto Alcaraz e Di Giallo, come si chiama, non mi ricordo neppure. Invece quest'anno è stata cambiata totalmente. Evidentemente avevano in mente di farlo con Thiago Motta e non con Allegri. Nonostante ciò, lei è arrivato terzo, ha vinto la Coppa Italia. Bisogna vedere se questa squadra riesce a fare questo. Perché non è detto che adesso la gente fa praticamente sogna il campionato, sogna che la Juventus possa vincere il campionato. Io me lo auguro, perché la squadra mi sta piacendo. Gioca la partita per dimostrare la sua superiorità e la sua personalità, cosa che prima non faceva perché praticamente aspettava l'avversario per ripartire. Questo è già un fatto positivo che diverte molto di più diciamo chi va allo stadio a vedere la partita. Su questo penso che non ci siano dubbi. Però ora da lì a vedere come va a finire ce ne corre, perché qui è appena cominciato il campionato. Certo, le partite sono state con Verona e con l'Atalanta e con il Como. Quindi andiamoci piano. Ecco, già la prossima con la Roma. È una squadra che con l'ingresso anche di Coppa Mainers può essere una squadra che può dare fastidio a tanti. Però, siccome ci sono i giovani in ballo, questi giovani potrebbe darsi che, e adesso qui Begalossi magari fa un sorrisino, potrebbe darsi che questi giovani, quando incontrano gente che ha più esperienza, possono anche toppare un attimo e non possono rendere per quello che praticamente stanno rendendo adesso. E quando incontrano l'Inter magari trovano più difficoltà, certamente, che non con il Como e con il Verona. Per cui io direi aspettiamo a fare i pronostici. Certo. Diciamo soltanto che la Juventus in questo momento diverte. Su questo non c'è dubbio, ma il divertimento l'ha fatto con due squadre che presumibilmente potrebbero lottare per non retrocedere. Aggiungo una cosa al volissimo, quindi, ti assunto la parola. Luciano, c'è un dato di ieri che fa abbastanza impressione, perché la Juve continua a giocare con una media d'età di 24 anni, quindi la più bassa della collezione di tre punti in Serie A, e ieri c'erano 10 bianconeri nati oltre il 2000 in campo, che erano cambiati, Vlahovic, Cabal, Fagioli, Savona, Mbangula, Rui, Anghele e Ilvis, tra cui 6 italiani più il settimo entrato in campo durante la partita. Francesco, io sono perfettamente d'accordo su questo argomento qui e devo dire che Giuntoli ha fatto un bel lavoro. Su questo non ma non si può pensare alla stessa cosa per la nazionale, dato che mancano i giovani? Mi sono trovato casualmente alla presentazione di Gonzales, mm-hmm, e ti posso dire praticamente quello che succede nella Juventus, che c'è veramente un umore... entusiasmo. Sì, è un qualcosa che praticamente da tanto tempo non si vedeva nella società. Su questo non c'è dubbio, e tutti quanti hanno autostima, anche dirigenti di se stessi, a partire da Giuntoli, quindi questo è già un dato importante di fatto che può portare avanti la squadra, perché il gruppo giocatori va avanti e va avanti bene se è diretto bene, cioè se il gruppo giocatori sa che ha alle spalle praticamente gente che conosce il calcio e può difenderli, a quel punto lì vanno in campo con tranquillità, specialmente i giovani. Quindi aspettiamo un attimo per quello che potrà avvenire, però cominciamo col dire che questa è una squadra
Adesso, delle partite che abbiamo visto, è la squadra che ha divertito più di tutto, perché lì è vero che l'Inter ha avuto praticamente avversari diversi, perché è andata a Genova e avrebbe vinto la partita se Sommer e Bisek che non avessero fatto due stupidaggini. No, poi dopo ha vinto la partita adesso. Non entra gradatamente in forma con il massimo risultato e il minimo sforzo, quindi lì praticamente c'è l'esperienza, qua c'è la gioventù e la voglia di fare, vediamo quello che succede, ma non facciamo pronostici adesso ma quello che sarà. Io sono d'accordo con te sui pronostici, anche perché ricordo che il Milan l'anno scorso nelle prime 5-6 giornate partì benissimo, segnando un sacco di gol e poi non giocò mai lo scudetto con l'Inter, arrivò a 20 punti, quindi ci vuole calcio. Prego. Scusa. Ecco, però non si parla del portiere. È un ottimo acquisto, sta facendo il suo dovere. Non ha fatto la parata in due partite. Bravo che me l'hai ricordato. Ieri ha fatto una parata in due partite ieri, decisivo, perché tra l'altro su quell'intervento Gatti prova ad andare in scivolata, ma il giocatore del Verona ci arriva prima, era sul 3-0, quindi avrebbe fatto magari tre gol del 3-1. Però visto che mi parli del portiere, io volevo chiedere una cosa. Visto che nella Juve in questo momento sta funzionando tutto, ora, una cosa non funziona. Secondo me era doveroso, e lo chiedo a Luciano che è qua collegato, lo chiedo alla Juventus stessa, di dare la possibilità al pubblico juventino dello stadium, al portiere stesso, di poter fare un giro di campo e salutare i tifosi, perché Szczęsny non è un portiere qualunque. Szczęsny è un portiere che ha vinto 5 scudetti, è arrivato dopo Buffon, è arrivato un gigante che è durato 15 anni grazie alla lungimiranza di Luciano Moggi, che ha portato in casa in quel mercato estivo di tanti anni fa lui insieme a Nedved e Thuram, vendendo Zidane. Però Szczęsny non può essere mollato così, lo stile Juve è una cosa che deve rimanere. Quindi io chiedo scusami Luciano, adesso interrompo io, chiedo a te di darmi una mano su questa cosa, perché secondo me è una cosa che andrebbe fatta per il bene proprio del calcio. E ragazzi, per dovere di completezza diciamo anche che è arrivato l'annuncio dell'addio al calcio giocato proprio di Szczęsny oggi, quindi ultima ora che vogliamo condividere con voi. 34 anni, lui dice appunto: il mio cuore non ha più niente da dare, però ribadisce essere in perfetta condizione fisica, dice che avrebbe potuto continuare a giocare, si vuole dedicare alla famiglia e a sognare in grande, quindi fa presupporre il fatto che abbia ancora tanti progetti, chissà, anche magari nei progetti nel mondo del pallone, e lo chiedo al direttore Luciano Moggi. E poi che belle parole, no? Lui, che ha tanti hobby, vuole fare l'architetto, è strano. E che belle parole che ha anche usato, no? Per la squadra, ringraziando tutti. Vedete che questo portiere assomiglia molto a Lilian Thuram. Hanno qualcosa di diverso da tanti altri, perché ci sono giocatori che sanno parlare solo di calcio e non hanno visione del mondo esterno. Thuram, come Szczęsny, hanno la visione del mondo esterno e vogliono anche arrivare a fare determinate cose al di là del mondo del calcio. Questo è Szczęsny. E devo dirvi che, siccome io mi vedo spesso con Lilian Thuram, vi devo dire che più o meno si assomigliano. Perché quando voi sentite parlare una persona che gioca nel calcio, oppure un dirigente del calcio, e sa solo parlare di calcio e non evade praticamente nel mondo per avere altre cose che potrebbero interessare e dove potrebbero emergere, e quelle lì sono persone, potrebbero essere anche un po' limitate. Vedete, io quando parlo di, per esempio, di Capello, dico che è un grande come persona e come allenatore, perché Capello è bravo in tutto, conosce la musica, conosce la pittura, conosce tutto quello che è attinente a un mondo che non ruota intorno al calcio, ma praticamente è visibile, e non dico nella stessa maniera, ma comunque è abbastanza interessante. Questo è il qualcosa che praticamente ha Szczęsny dentro, perché io ci parlo spesso e so come la pensa. Devo dire anche un'altra cosa, che è rimasto praticamente, è stato preso in contropiede con l'arrivo di Di Gregorio, su questo non c'è dubbio, e ha colto l'occasione praticamente per fare quello che avrebbe fatto magari tra un anno. Però Luciano, ti faccio una domanda. Aveva un sacco di offerte, quale signore, non personaggio del mondo dello spettacolo, sport o sportivo, quale signore davanti a una situazione del genere dichiara prima che per il bene della Juve, per il bene che gli ha fatto la Juve lui... Sì.
sarebbe disposto a fare un passo indietro, non fa polemica come fanno tanti altri, fa 300 passi indietro, guarda, non accetta proposte indecenti di squadre che non possono essere a suo livello e si mette a fare la sua vita. Cioè tu non faresti, tu non saresti d'accordo con l'addio? Ti sto dicendo che lui è una persona che non ha il mondo del calcio solo come visione. Lo so. C'ha delle visioni diverse, probabilmente, e anche probabilmente dei discorsi lavorativi. Ma tu lo faresti salutare al pubblico? Io sì, subito, l'avrei fatto prima. Aiutami, ci tengono molto, davvero. Ci tengono molto. Su questo non c'è dubbio. Ma mi chiedono di aiutarli da qua. Te lo sto dicendo. Aiutiamoli. Seguiranno il tuo. No, il tuo. Devi aiutarmi tu. È ricongiunto il presidente oggi. Chiediglielo tu. Se no, devo chiederti il numero e disturbarli. Non mi permetto. Ecco. Non adesso. Concludo e poi andiamo in pubblicità. Dobbiamo ancora sentire Riccardo. Con te, beccano, visto che ogni volta tu ribadisci l'importanza anche della. Appartenenza, nel senso di appartenenza a una squadra. Cesny in questo caso l'ha dimostrato, l'ho appena ribadito Francesco, no? Dicendo un giocatore che fa un passo indietro e capisce le esigenze della propria squadra, del proprio club con cui ha passato tanti anni, sarebbe un esempio da mostrare ai giovani, no? Visto che tanto ogni volta diciamo i giovani hanno bisogno di esempi, ecco questo è un bel esempio. Sì, ma lui l'aveva già capito. Aspetta, fammi dare una parola. Sì. Adesso non esageriamo con questa cosa, perché vi devo dire, è vero tutto quello non che non aveva più voglia di giocare? Ma è anche vero che Szczęsny ha preso fior di quattrini per fare il portiere della Juventus. Quindi andiamoci con calma, perché la Juventus ha fatto del bene a Szczęsny e Szczęsny alla Juventus. Ma sono due cose che praticamente si completano. Però perché ha preso 4 milioni di buona uscita, avrebbe potuto giocare allora, ancora un anno. Il gesto, scusa Vittoria, il gesto sarebbe una cosa bella, la sostanza invece è un'altra. Che Szczęsny ha chiuso in bellezza con la Juventus, ha rinunciato a dei soldi ora, ma l'ha presi tanti in precedenza, per cui praticamente deve stare tranquillo e riposato, e magari tra poco, come è successo a Lilian Thuram, troverà anche un altro lavoro, perché io sono convinto. Per lui non smette. Quello sicuro, perché è molto particolare, c'ha ragione anche pure a dirlo. Ha raccontato anche una volta in diretta TV che non avrebbe fatto la fine dei suoi colleghi andando in televisione a parlare di calcio. Però gli prendeva anche dei soldi esagerati. Vlahovic prende 12 milioni di euro. Cioè, in questi anni qualcosa di sbagliato è stato fatto. Però non possiamo collimare l'emozione e la passione, l'attaccamento con lo stipendio, perché lo stipendio alla fine fa parte di domande e richieste. Francesco, questo riguarda i tifosi. La sostanza dei dirigenti di una società di calcio è tutta diversa. I tifosi hanno emozioni, i dirigenti però i tifosi sono quelli che mettono i soldi dello stipendio per andare dalla Juventus, dalla Sicilia, da Napoli, dalla Puglia, dalla Lazio, ma gli sarà sfuggita una cosa del genere che possono sempre mediare, ma non è certamente un qualcosa di drammatico. Perché vedi, io so, siccome conosco l'ambiente, ragazzi, quando uno prende tutti i soldi che hanno preso la Juventus, meritati, attenzione, perché io penso che Szczęsny sia stato uno sportivo perfetto, che oltretutto ha aiutato anche nello spogliatoio, però la sceneggiata non è che possa essere praticamente fatta. Se uno la dimentica non succede niente, poi dopo magari lo farà in altra sede, perché vedi, io sono convinto. Adesso ti dico una cosa. Poi ci fermiamo, direttore. Avrà anche delle opportunità tramite praticamente la Juventus e lavorative, nel senso che evaderà in un mondo praticamente che non sarà quello del calcio, ma quello di. Fa il vino per la Juve? E adesso tu non fai il furbo, il vino per la Juve, ci sono tante cose che praticamente si possono fare e magari tu non lo sai. Era una battuta, su! Due minuti di tempo, ragazzi! Che siamo qua? Siamo mica in Parlamento, La Juventus, ricordati, è un mondo complesso. Lo so bene. Infatti, ripartiamo da qua, riparto da Lecca. Quando Giuntoli è arrivata la Juventus, gli ho detto una cosa, Cristiano, non credere di essere in paradiso, sei arrivato all'inferno. Ecco. Tu adesso stai in un albero e tutti ti possono sparare contro. Lui molto ha bello. Superato questo stato di cose. Però la Juventus è questa, prendere o lasciare. E le emozioni praticamente le lasciano i tifosi.
Non vi traghetto verso la pubblicità, direttore. Interessa dei tifosi, ma quante volte hai visto te allo stadio che portano praticamente le sessioni? Cerca di capirlo. Adesso è cambiato un momentino la cosa, ma è cambiata ora. Perché fino ad ora, quando si parla di emozioni, praticamente i giornali, i tifosi parlano di portare le bandiere allo stadio, di portare praticamente le striscioni, eccetera. La Juventus non l'ha voluto, l'ha proibiti. Quindi di emozioni alla Juventus non si può parlare. Allora, ragazzi, siamo tornati insieme e si parla di Inter. E in questo caso, nello specifico, si parla di Palacios, perché questo pomeriggio i tifosi dell'Inter erano abbastanza preoccupati, caro Becca e caro anche il nostro Riccardo Este, perché sembrava che la trattativa... No, non so. Dimmi. Tu sei attento a queste dinamiche, che la trattativa dovesse saltare. Mm. E questo perché? Perché in realtà ci sono due club, nello specifico, come sempre diciamo, grazie al nostro ausilio della redazione, abbiamo il Tagere e l'Independiente, che si devono accordare sulla cifra. Però l'Inter in questo momento, come spartirsi la cifra. Che sono 6,5 più 4,5. Yes. E quindi cosa manca? La firma, manca l'accordo tra queste due società. Ma in realtà la società Inter ha già l'accordo con il giocatore. Dunque questo penso che sia importante, poi alla fine lo troveranno in queste ore le due società. Sì, però è un problema loro. L'Inter ha già fatto tutto con i giocatori, esatto, che è la cosa principale. Già lo vediamo con la maglia dell'Inter, che non vedo sta preoccupato, non so, oggi ho il termometro dei tifosi dell'Inter. Che è un altro abbastanza... Piazzato, sì. Sì, 1,90. Sì, criticato. E beh, ormai bisogna essere così. No, io lo dicevo anche perché Becca... Scusami. L'anno scorso hai un po' avuto l'incubo, tra virgolette, Samardzic, no? Che è arrivato, ha fatto le visite mediche e poi alla fine non è venuto. Questa all'Inter. Questa è una situazione diversa. Sì, certo, diversa. Però oggi però sembrava no, che Palacio fosse pronto per le visite mediche e poi in realtà l'affare saltasse, no? Palacios. Non salterà. E Palacios. Ma non è Palacio, no, non è quello. Questo è plurale. Quello ha smesso un po'. E quindi a questo punto l'abbiamo chiarita. Che valore aggiunto può dare il giocatore all'Inter? No, il giocatore che tra l'altro mi hanno detto, io non l'ho ancora visto bene. No, bene nel senso le partite. Però va a completare la rosa e quindi sanno cosa fanno. Però mi ha incuriosito prima quel giocatore che stavate parlando lì delle operazioni di mercato. Che c'è l'uomo mascherato, mi ha detto no. Luciano. Ce ne sono due, uno al Milan e l'altro lì, è chiaro che, cioè, anche lì la situazione, ti rubo solo 30 secondi perché, però la Juve se lo vende realizza, se non lo vende è chiaro che essendo a gennaio a parlare 3-0 ci può essere qualcuno niente che... direttore hai scatenato Beccalossi io non ho scatenato niente, ho detto delle cose normali che si possono verificare. Ma devi, cioè, quando, Zorro. Quando tu praticamente conosci l'ambiente, poi è facile anche arrivare a delle conclusioni. Lì il più furbo vince e bisogna vedere chi è più furbo. Ma scusami, ma a Chiesa conviene andare a Liverpool a questo punto, a mani basse, cioè senza mani. Furio, Chiesa non interessa né a Liverpool né al Barcellona, anzi dirò di più, interessa più al Barcellona che al Liverpool, però il Barcellona un po' compra se non vende. E poi il Barcellona se lo compra vuole spendere una stupidaggine. Questo è tutto quello che praticamente si evince da un discorso impostato male dalla società, su questo non c'è dubbio, perché tu puoi mettere Kostic, puoi mettere Mitic, puoi mettere chi vuoi. Come cartellone in vendita eccetera, Chiesa non lo puoi mettere, ecco. Perché oltretutto se ti vai in Italia e fa un buon campionato praticamente le critiche sì, è quello che diceva Francesco sul fatto che di non volerla dare ai diretti avversari. E poi per concludere anche la parentesi proprio dedicata alla squadra di Mister Inzaghi, c'è anche tra virgolette la tegola Lautaro, perché
Orkukan. Non si sa se sia disponibile o meno per la prossima di campionato, che è venerdì con l'Atalanta. Comunque, quindi sarebbe, no, importante averlo in campo, considerando l'avversario, anche se c'è da dire che l'Atalanta è stata fermata dal Toro la scorsa di campionato. Fanno tutte quelle menate lì, per cioè, riparare e recuperi. Poi, è stato imprudente, cioè, però, secondo te? Non so, bisogna conoscere la realtà. No, Durano, che l'ha fatto, ha fatto giocare 85 minuti. Avrebbe dovuto risparmiarlo un po', sì, anche perché poi non era forse preparato. Allora, credo che nel caso di oggi da soli gli allenatori non arrivano, non facciano giochi, nulla, certo. Quindi ci sono dei giocatori, specialmente Lautaro, che è proprio dentro al 1000 per 1000, te la senti, cosa facciamo, è meglio che stai giù, vuoi rischiare qualcosa, quindi le decisioni le prendono insieme. Per il problema di Lautaro, che ci sia o no con l'Atalanta, me ne frega niente. L'importante è che non abbia un infortunio che sta fuori da un però mese. Il problema è che se poi Lautaro dovesse essere convocato dall'Argentina... È già convocato. Problema, sì, però l'Inter ha chiesto, qualora Lautaro non venisse convocato per l'Atalanta... Non andare perché non rischi con la tua squadra. Di saltare la convocazione con l'Argentina. Vittoria, adesso sono veramente... Cioè, ci sono cose normali che per chi opera nel calcio. Cioè, se non giochi nell'Inter, cioè, vai in Argentina e rischi di farti male là. Certo. Quindi di comune accordo si parlano, decidono. Ma esiste ancora la visita fiscale obbligatoria? Che gli fai fare 15 ore, c'è il professionismo. Non è quando ce l'avamo io e te con Garibaldi. Cioè, sono andati avanti. Non ho capito, però... C'è ancora questa possibilità che l'Argentina chieda la visita medica di controllo. E poi se effettivamente torni. Puoi fare tutto, però al caso di oggi non è che vogliono, si impuntano a dire lui deve venire, perché poi tu non giochi nella tua squadra di clan, non possono dirti devi venire, se no facciamo la visita, cioè il cervello. Direttore, tu cosa faresti? Convocheresti Lautaro, magari lo metti in panchina e però quindi lo fai poi partire per l'Argentina, o sarebbe meglio preservarlo? Fermo restando che poi noi non siamo nello spogliatoio, quindi non possiamo saperlo. Se riesce a tenerlo all'Inter, diciamo che ha vinto a tutto calcio. Se invece non riesce a tenerlo, ci devono essere dei motivi, su questo non c'è dubbio. Io non parlo di visita fiscale, anche perché è brutto parlare di certificati, certo, con dei giocatori che prendono 10 milioni di stipendio, che sono dipendenti, ma dipendenti atipici. Se vogliamo, io questa cosa qui l'ho anche riportata su Kottmeyers, perché praticamente i certificati li devono esporre e portare avanti gente che prende 1000 euro al mese e non certamente chi prende 5 o 6 milioni. Ma se è mai capitato? È capitato nella tua carriera di avere un calciatore con il quale evidentemente non c'era più rapporto, che si presentava con un certificato medico per cercare di restare fuori? No, l'avevo mandato via prima io. Decideva lui, decideva. No, ma io guarda che, allora, siccome qualcosa si sa, poi si scrive, non si scrive, però... Ma lì è il carisma del dirigente che se tu che tiri... Non solo il carisma del dirigente, perché se tu gli dici, guarda che qui corri anche dei rischi non solo disciplinari ma anche economici. Guarda, sai che l'unico giocatore che verso la fine della carriera juventina mi ha detto di voler giocare nella nazionale brasiliana è stato Emerson. Io a Emerson ho fatto un discorso ben preciso, ho detto, dico, guarda, io adesso mi sto dando da fare per trovare un sostituto tuo. Dopodiché, praticamente ti dico che tu due partite alla settimana non le puoi fare, compresa la trasvolata. Se poi mi vieni qua e non mi rendi quello che mi ha reso solitamente quando non giocavo in nazionale, io ti vendo. E l'hai venduto al Milan. E l'hai venduto al Milan, che ha avuto lo stesso problema. Allora, e Puma non era immortale. No, Emerson? Sì, Puma. L'ha venduto a chi? Al Milan. Dalla Juve al Milan. A te non c'eri, non c'eri di... ancora? Emerson, il Puma. Il Puma del 2006.
Io Emerson uno conosco, quello di lui, no, che era passato Emerson dalla like, Juventus, no, al Milan. Emerson like e Palmer il complesso. No, no. Emerson Royale adesso. No, non possiamo parlare di Royale. Ma no, ma grazie, Puma, so benissimo chi è Emerson. Ragazzi, ma io di cappello, ma secondo me non so chi è Emerson. Pensavamo, ma lei, appunto, ma lui l'ha venduto? È lui, tu l'ha detto lui adesso. Lui l'ha venduto e è andato al Milan. Mi hai fatto cadere dalla sedia Francesco Pieri, direttore. È una storia, è una storia casco, nota. Ti spiego perché casco dal pero, perché ero convinto che quell'anno lì, col casino che successe, i giocatori che poi andarono via, tra virgolette, in un altro modo. Adesso non so se con loro o no, ma non pensavo fosse stato lui a cedere al Milan. Ma era il 2006, direttore. Certo. Francesco, io questo qui... Quando gli ho fatto il discorso, sì, ero già fuori dalla Juventus. Ah, ecco, cioè, perfetto. In pratica, se io per esempio, quando ho parlato con Baggio, Roberto, sì, Baggio, che sì, è un campione, sì, io a Roberto Baggio gli ho detto, dico, guarda, se tu vuoi giocare così, praticamente non coinvolgi i due attaccanti e restano a guardare la partita. Secondo me, tu fai dei grandi gol, non ci sono dubbi, sei un gran giocatore, però qui nella Juventus probabilmente vai oltre le righe e se giochi così, ancora così, ti vendo. Infatti ha giocato a quella maniera, ho preso il dato a Milan, poi Milan ha dato da altri ed era un campione. Sì, ma la parte migliore di Emerson ce l'avevamo già presa noi. Caspita, è la Roma. Fra, torno con era te bello sui chilometrato temi, torno con Francesco sui temi di campo dell'Inter, sì. Ma l'Inter con l'Atalanta venerdì, attacco Taremi Turam, può bastare per battere la Dea? E abbiamo anche la grafica della formazione Inter. Ma allora, l'Inter... Cioè, a lui gli dici se... Cosa ti deve dire? No, speriamo di no. Beh, no, vabbè, ma come un commento tecnico... Io gufo nei 90 minuti, no, mica adesso. Sì, non adesso. Cioè, adesso non ho sentito tutti sull'Inter, se mancava Francesco Pini, adesso io sono cerco di essere obiettivo e oggettivo. Pini. Se poi durante la partita mi dici tifi Atalanta di Finter, poi ho chiesto cosa pensi, no, cosa spezzo una lancia per la nostra... No, Vittorina, non mandare più... Vittorina, mi sembra... Se vedo come si chiamano lì quelle robe lì che suonano... Le notifiche. Le notifiche, lì le nacchere molto vinte all'1 o 2 di notte, giuro, non se la senti, no, ma se ti arriva la notifica sulla 2 di notte, ma ho sbagliato, senti, a chiamare, ma gira adesso di me, non ti preoccupare, non era per te, no, ma scherzi a parte. 3-5-2 di mister Inzaghi, sì, questa allora, Inter può battere, deve battere. Allora, ragazzi, no, allora, perché ti spiego, io ti ho detto provocazione Taremi Turam, visto che Lautaro, se c'è, è in panchina, gioca invece con la, che con la tula, con la tuta. Dicono, sì, loro? Sì, okay. Dicono la tuta, mi fa ridere questi nomignoli che danno oggi, perché tutta già non mi ispira fiducia. Giura, però comunque, com'era l'altra invece? C'era anche un giocatore del Venezia che si chiamava era tuta. La Luca, no? Pro, la Lula. Prova a rispondere. Del Venezia. Tutta del Venezia, certo. Non aveva imparato bene l'italiano, aveva fatto un po' di casino con la partita. Meglio giocare in tuta. Passano giornate intere. Posso rispondere o torno solo domani? Se no torno anche domani. Sarebbe bello, io ci sono domani. Grazie, ci vediamo venerdì. Sono qua venerdì a buffare Inter. Quando pensi di migliamino fare verdi? No, questo faccio. Tigliati un po' di pausa. Guarda che sembri il Mimo se fai così. Datti un conteo. No, è che non ci arrivi, perché se parli due ore per tre sere. Va bene. Non ci arrivi. Allora, questo attacco anche senza Lautaro può funzionare? Lautaro è il classico giocatore che fa giocare bene tutti gli attaccanti. Certo. L'ha fatto con Turan l'anno scorso, con Dzeko l'anno prima, eccetera, eccetera. Sono due giocatori di livello comunque altissimo. Taremi è uno che ha una media gol in generale più alta di quella di Lautaro, andatevela a vedere, perché rispetto ai gol, alle partite giocate e ai gol fatti, Taremi sia di più. Poi ovvio che arriva dal Portogallo, uno magari dice Portogallo è più facile in Italia, chi se ne frega. Questa è una partita che secondo me l'Inter di quest'anno, con la rosa che ha, dove ha aggiunto senza togliere, Atalanta sarà de, non dico mangiare a colazione, ma no, una non vittoria sarebbe crisi. Alla terza giornata, via non crisi, Isaghi, ma aprirebbe quello che dico da tempo, che l'Inter se non vince, se c'è una speranza che l'Inter non vinca, è grazie all'allenatore che ha. Ecco, va bene. Direttore, tu come la vedi? Che poi so che dobbiamo salutarti. Beh, l'Atalanta non allora, è così scarsa. Io vedo una cosa molto particolare, cioè l'Atalanta che è carica di ragazzini, praticamente gli mancano i giocatori che praticamente possono dare quel qualcosa in più, gioca a intermittenza, voi l'avete vista col Torino, gioca a intermittenza, sì. Ciò nonostante poteva anche pareggiare se Milinkovic e Savic no, avesse parato il rigore di pari. Paratona, cioè, certo. Quindi il problema di fondo in questo momento vede favorita all'Inter, ma vede favorita all'Inter per lo scompenso che c'ha questa squadra, l'Atalanta, perché se voi parlate
con voi, e tante volte noi mettiamo favorita l'Atalanta, anche per il campionato certe volte l'abbiamo messa, ma nessuno pensa quello che pensa Giampiero Gasperini, perché Giampiero Gasperini, sapete cosa dice? Dice che tutti gli anni io motivo dei giocatori che altri scartano e poi quando me li devo godere praticamente me li vendono. E quindi io devo ricominciare sempre da capo. E questo è l'anno in cui deve ricominciare soprattutto da capo. Certo. Se guardate la formazione col Torino vi rendete conto di quello che deve fare lui. Per cui l'Inter di forma è sicuramente favorita. Poi dopo il calcio è tutta un'altra cosa. Però io credo che Taremi possa sostituire Lautaro. Tranquillamente. Certo. Non lo dico tranquillamente, però possa sostituire bene Lautaro. E Turan farà la parte sua a sinistra. E allora, direttore Luciano, e con questo io vi saluto. Però. No, assolutamente dai, sì. No, ultima domanda di Francesco Pini prima della pubblicità. No, possiamo salutarlo. Io volevo salutare lui, ma volevo chiedere una cosa per Pini. Allora, direttore, stavo grazie. Non va e buona serata. Anche Beccalossi è disperato. Ti chiamo a mezzanotte. Tieni il telefono acceso. Ok, d'accordo. Grazie, direttore. Scusate. No. Perché qua mi avete fatto fare una figuraccia che non dovevo fare. Che è successo? Ragazzi, Emerson, dopo la Juve, andò al Madrid insieme a Cannavaro, al Milan, ci andò dopo. Avete sbagliato tutto. Ancora dopo? Ragazzi, vi sto dicendo una cosa, io sono il juventinologo dentro. No. Non mi puoi raccontare che Emerson arriva al Milan? Non ha detto il Milan, Non l'ha detto il Milan. Voi mi avete detto che lui è andato al Milan dopo la Juve. Anche Michele Barreri mi ha scritto Real Madrid, ragazzi. Ed Emerson andarono a Real Madrid. Zambrotta e Vieira, scusami, Zambrotta andò al Barcellona, Vieira e Ibrahimovic all'Inter, eccetera, eccetera. Ecco. Ma Emerson andò perché a Real Madrid, lì quindi arrivò fu smantellata al Milan la Juventus. Sì. Errata corrige, abbiamo risolto e corretto questa informazione. Scusate, ma... quando è giusto? Io ero sicuro fosse... Sì, ma e quanti anni è stato? Due? Non so, il Milan è arrivato dopo, ma non direttamente alla Juve. Pubblicità, c'è qualcosa che non va nel Milan. E quindi summit e qualcosa. Quindi a cosa è servito? Qualcosa. Ha portato dei cambiamenti? Ovviamente riparto da te. Summit di che cosa? Auguri. Di Emerson Royal.